Un giorno, una parola. Le letture di questo mese sono state curate da Monica Sappè ed Emanuele Campagna. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici. Oggi è lunedì 16 dicembre, leggiamo il versetto 15 da Isaia capitolo 49. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta? Smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, io non dimenticherò te. E poi dai Romani, capitolo 8, i versetti 38 e 39. Sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze né altezza, né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Jan Amos Comenius esorta: solo con Dio e con la sua benedizione tu cammini su vie certe. Per questo cerca in tutte le cose di portare la tua preghiera dinanzi a Dio. Egli è colui che manda forza e aiuto. Continuiamo la lettura da Isaia, capitolo 49, i versetti da 1 a 6. Isole, ascoltatemi. Popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato sin dal seno materno, ha pronunziato il mio nome fin dal grembo di mia madre. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. E mi ha detto: tu sei il mio servo Israele, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Ma io dicevo: invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza. Ma certo il mio diritto è presso il Signore e la mia ricompensa è presso il mio Dio. Ora parla il Signore che mi ha formato sin dal grembo materno, per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio è la mia forza. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra.